È la terza e ultima giornata di questo terzo Memorial Massimo Carinci 2017 di calcio giovanile, anzi l'ultima giornata, la quarta, quando è iniziato giovedì 15 giugno e terminerà stasera con il cerimoniale della premiazione e fuochi pirotecnici incendiati dal nostro dirigente Francesco Mancini. Tra poco, tra circa un quarto d'ora, si inizierà le prime gare in simultanea, 8 squadre in simultanea sul campo erboso già preparato e suddiviso. I ragazzi stanno preparando per adesso, c'è la fase dell'identificazione, ecco l'identificazione degli atleti, ecco l'identificazione degli atleti mediante fascetta al polso per i piccoli che vengono così identificati. Venite qua, mettetevi qua ragazzi. Mediante la posizione della fascetta posizionata al polso sono identificati gli atleti di ogni società. Nico!